Parliamo della scelta dello psicologo. Ho già fatto numerosi video su come scegliere lo psicologo giusto, su quali sono le caratteristiche appunto da considerare e quali possono essere gli indicatori per poter prendere una scelta consapevole. Oggi voglio concentrarmi su quali sono gli elementi principali che vanno a costituire la nostra prima impressione, ciò che a pelle ci fa dire sì, è la persona giusta, di lui, di lei posso fidarmi, posso instaurare un bel rapporto, quindi poter lavorare mi sarà di aiuto, oppure no, assolutamente non è quello che cerco, non è quello che fa per me. Per fare questo ci viene in aiuto una recente ricerca di Harvard, dell'Harvard Business School, che evidenzia come la prima impressione, che sostanzialmente è una cosa rapida, improvvisa, quasi inconscia, sia costituita principalmente da due elementi che sono il calore da un lato e la competenza dall'altro. È come se la persona nel momento in cui si trova di fronte ad un terapeuta, ma questo è vero per qualsiasi tipo di incontro che facciamo, si chiedesse immediatamente due domande. La prima è posso fidarmi di lui o di lei? E la seconda è posso rispettarlo? Lo rispetto, la rispetto. Queste sono le due domande che ognuno di noi si fa nel momento in cui conosce una persona, a maggior ragione nel momento in cui si approccia ad uno psicoterapeuta, quindi ad una professione di aiuto all'interno di una stanza di terapia. Quindi, come dico sempre, la relazione terapeutica è la relazione che cura, è la cura del disagio psicologico, del disagio psichico. Ho già fatto appunto diverse riflessioni per cui da un lato è sicuramente importante l'approccio terapeutico che lo psicologo va ad utilizzare, ma lo è ancora di più la sua capacità di andare ad instaurare una relazione appunto efficace, una relazione terapeutica che cura con il paziente. E questo è, guarda caso, appunto anche sostenuto proprio da questa ricerca, perché questa ricerca di Harvard, della Caddy, della dottoressa Caddy, dimostra come queste sono le due domande che ogni persona si fa nel momento in cui ha a che fare con una nuova conoscenza, ma al tempo stesso, come dire, la parte appunto che ha ancora una maggiore rilevanza è che queste due domande hanno un peso diverso, ossia se la prima è di lui posso fidarmi, di lei posso fidarmi, la seconda è posso rispettarlo, saprò rispettarlo, voglio rispettarlo, lo rispetto, il peso che queste due domande e queste due risposte hanno è diverso. La prima domanda è basata quindi principalmente sul calore, quanto io mi sento accolto, quanto io mi sento a mio agio con questa persona. La seconda è basata principalmente solo sulle competenze, soprattutto nel momento in cui si ha a che fare con un rapporto lavorativo. E per quanto spontaneamente probabilmente si è portati a pensare che le competenze abbiano un ruolo maggiore, la ricerca dimostra che questo non è assolutamente vero, nel senso che il tema del calore, dell'accoglienza, del rapporto umano che viene instaurato ha un peso molto maggiore rispetto a quello che è la mera competenza, e questo è valido ad esempio anche nel contesto lavorativo professionale extra psicologia e psicoterapia, come dimostra appunto la ricerca di Harvard, e lo è ancora di più in inevitabilmente all'interno della stanza di terapia. Questo per dire cosa? Che è sì importante che lo psicologo, lo psicoterapeuta, il professionista, qualunque lavoro svolga, sia formato e specializzato sul problema che la persona porta, ma ciò che poi rende efficace effettivamente l'intervento è sempre la capacità di andare ad instaurare una relazione che permette alla persona di essere confidente, di essere sicura appunto di poter trovare l'aiuto che merita, l'aiuto che sta cercando.